Allora, gentilissimo pubblico femminile, gentilissimo pubblico maschile, buongiorno, ben ritrovati anche per questa mattinata all'audizione di Parola Mia, fatti e misfatti del mondo che gentilmente ci circonda. Dallo studio 1 di Radio Discussione, chi è che c'è? Sandro Salidu, ospite quest'oggi, lo farò dire a lei tra poche manciate di secondi, difatti ho già preannunciato dicendo lei che è una gentil signora. Allora, gentil signora, vuoi dirci nome e cognome? Alessandra Musarelli. Molto bene. Allora, prima di darti il microfono per quelli che saranno i tuoi 10 minuti, devo farti 2 domande di rito. Sei favorevole al fatto che questa trasmissione e le eventuali successive che farai vengano inserite nel canale Radio Discussione in YouTube? Sì, sono favorevole. Allora, la seconda domanda è questa qui. Questa trasmissione non ha nessuno scopo di lucro, quindi al termine nessuno dei due, me e te, riceverà nessuna forma di compenso. Ne sei consapevole? Ne sono consapevole. Molto bene. Signora, io ti do il microfono, 10 minuti di tempo, prego. Allora, io sono Alessandra Musarelli, ho 43 anni, sono nata in Piemonte a Saluzzo e ho vissuto sempre in Sicilia, tranne 12 anni trascorsi in Toscana dove ho studiato architettura. Sono ritornata a vivere in Sicilia dove esercito appunto la mia libera professione. Il tempo maggiormente viene assorbito da lavoro e famiglia, ma ciononostante riesco a ritagliarmi degli spazi e dei momenti preziosi da dedicare alla mia passione, che è appunto la poesia. Scrivo da quando ero giovanissima, anche se ho avuto delle pause più o meno lunghe, momenti bui in cui ho anche rinnegato questa, mi permetto di chiamarla, arte. Però quando una cosa la si ha dentro e scorre nel sangue, prima o poi ritorna e viene fuori. E quindi ultimamente mi sono rimessa a scrivere anche con ritmi molto assidui, perché mi piace, perché la poesia mi dà tanto, perché mi dà serenità. E riesco non solo a esternare i miei sentimenti e le mie emozioni attraverso la poesia e i miei versi, ma soprattutto la cosa più bella, l'emozione più grande è quella di poterla trasmettere agli altri. E quindi in questo processo, in questo passaggio dall'interiore, dall'intimo invece all'universale, perché comunque la mia poesia arriva agli altri e spero che arrivi a tutti. E io non mi ritengo una poetessa, non lo posso dire perché non ne ho le caratteristiche, però riesco a dare nella poesia tutta me stessa, e in questa fase della mia vita sto cercando di approfondire proprio una indagine su me stessa, nella mia condizione di donna, e universalizzarla cercando di assorbire anche tutte le figure delle altre donne, e da qui viene fuori poi un po' una figura di un insieme di donne anche diverse tra loro, ma unite da questa unicità che è appunto la condizione di essere donna. Ovviamente nella mia poesia c'è un legame molto forte alla Sicilia, alla terra a cui mi sento di appartenere perché mi sento siciliana, e alla natura, perché io ritrovo nella natura anche un forte elemento spirituale, visto che sono oltretutto una persona fortemente credente. E spesso quindi nei miei versi e nelle mie poesie emerge quindi la passionalità di una donna, però bagnata anche di fede e di speranza, e con tutte quelle che sono le sue contraddizioni, con il dolore, i sentimenti di amore, di delusione, tante cose che comunque hanno costellato la mia esistenza fino ad ora. E a tal proposito io volevo appunto leggere 2 delle mie poesie che toccano questi aspetti che abbiamo appena detto, e sono Apologia di donna e Spirito di primavera, perché io nella natura riesco a personificare la natura dandole anche questa figura di donna e di donna madre. E vado a leggere intanto queste poesie, così sciolgo anche un po' il ghiaccio. Apologia di donna. La luna mi culla
attraverso i graffi delle sue lucide notti, nei cigli del tempo, in un cielo iridato di luce, nelle periferie delle mie primavere. Sillabe imperfette di una voce declinata sulla corteccia delle parole. La nostalgia affonda i suoi rigidi artigli nello scintillio dei miei occhi e sulle ossa inzuppate di sale, come universo in un gioco di bolle di sapone. Prendo il volo degli stormi, percorsi a ritroso sull'argine del mondo, in quest'ora di nudo interiore. Le ginocchia del tempo si aprono come corolle sulla cuspide dei miei fianchi. La terra fiorisce dal ventre, laddove è la flore di carne lacerata come erba infestante divelta da un muro. E nulla rimane nelle radici del mare. Ho scavato la pietra e dissepolto la vita. Ti vedo e ci credo. Ecco, in questa apologia, che è un po' la difesa della condizione di donna, viene fuori molto di quello che io sono anche nella mia vita personale e privata. La seconda poesia è Spirito di primavera. Siamo adesso in piena primavera, la stagione ci aiuta, c'è il sole, oggi è una bellissima giornata. Spirito di primavera. Mormorio di vento, solletichi crepe d'argento di pietra solcata, e risvegli gli odori di terra battuta e bagnata. Gemma in sussulto, nell'allegoria silenziosa di una sinfonia di grilli. Soffio di un mattino alle prime luci. Svanisce la nube, assopita sui vetri rotti, e il barlume di stelle, contro specchi di mare, riaffiora su scherzi di onde. Sei il seno scoperto di una giovane donna che porta nel ventre il miele maturo di un germoglio selvaggio. Tu, l'eco allungata del suono di flauti, che sorprende gli amanti con la carne che trema nelle sere di marzo. Fuggo dalle ombre allargate delle chiome dei peschi. Esse cullano a bracci di un sole usignolo che scalda e seduce. Temo l'amore, corrente di un fiume, e mi abbandono, io, inerte radice, su petali accesi. Nome di un martire e notte di equinozio, accolgo lo spirito nella solennità di una croce, e primavera risorge. Queste sono due poesie a cui io sono molto legata, proprio perché mi rappresentano tantissimo. E non le ho mai pensate di raccogliere in una raccolta, perché sarebbe troppo difficile mettere insieme tutte le poesie che seguono questa tematica. Invece un progetto un po' ambizioso ce l'ho e ci sto lavorando, ed è quello di realizzare una silloge di poesie dedicate a mio padre. Io ho perso mio padre 2 anni fa, e questo senso di dolore e di abbandono nel momento del distacco mi ha portato a scrivere tante liriche su di lui e a voler adesso raccogliere in una silloge, dando una impronta di qualcosa che non è soltanto il senso della morte, ma anche la luce che appare, la speranza che comunque prima o poi si possa ricominciare a superare il dolore. E a questo proposito leggo la poesia dedicata a mio padre e poi mi fermo, perché già l'emozione mi ha presa alla gola e quindi non ho la forza di dire tante altre parole su questo argomento. Però è una poesia a cui tengo molto e che peraltro mi ha dato anche la soddisfazione di essere stata accolta in tanti settori, in tanti ambiti anche culturali. La poesia si intitola Dicembre, perché mio padre è appunto morto a dicembre. Dicembre, a mio padre. L'infinito sé volò fuori dal tempo, lasciando nell'aria il suo richiamo, come un uccello migratore. Vorrei respirarti ancora, perché sei il fiato che mi hai tolto. Ruscello di giugno, sfociasti nei singhiozzi di un inverno ammalato. Finché guarderò il mare, cercherò ancora all'orizzonte l'infinito.
Io non lo so se il mio tempo a disposizione è finito, se ne ho occupato troppo, però ringrazio te Sandro per la disponibilità di potermi presentare al mondo attraverso il tuo canale e per ora io la mia presentazione l'ho conclusa. Molto bene, allora io ti ringrazio per essere stata nostra graditissima ospite. Ci sentiamo tranquillamente, se ti va bene, una volta al mese, d'accordo? Va bene, ti ringrazio. Allora, grazie a te. Io ne approfitto per chiudere la trasmissione, un attimino in linea. Ringraziarvi per la cortese attenzione e vi do l'appuntamento a domani. Bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo, bye bye.